questo è tutto il posto dove stiamo giocando. Enorme direi, è buono. Ecco Gianluca. Ecco Gianluca, il nostro secondo cecchino. Là abbiamo nascosti Andrea con il suo C36C. Sentiamo in azione Francesco De Luca. Gianluca, adesso i comandi. Regista. Allora, là vediamo Marco Loni in azione. Qua vediamo i vari giocatori nascosti dietro gli alberi. Oddio, eccoci Luca, il nostro cecchino che si prepara l'azione. Ah, esce la testa di bomba, coglione. Ecco Fabrizio che si sposta. Porco, stanno le frange. Si è nascosto. Io scendo il cazzo, non vi prendete. Sto contro me. Il nostro cecchino si lamenta perché è contro vento. Cercando. Oh! Non c'entro un cazzo, porco Dio. Aia, mi hanno preso. Capita. Infatti, che sto facendo il nostro primo video. Da mettere su Facebook, tra l'altro. Aia, porco Dio. Andiamo in ufficio di scopare sulla lanterna, eh. E qua sono 250 euro di cellulare! Ci mi ha sparato a blamano, mortacci su, mi sta facendo male! Scendiamo la reazione, andiamo sulle scale. Andiamo a prendere i nostri altri avversari. Posto di merda, però intanto si può giocare. Ecco qui gli altri. Qua c'è il nostro Francesco De Luca, Gianluca Litterio. E qui nascosto Alessandro. Noi continuiamo il nostro percorso. Scendiamo dalle scale. Ragazzi, sto uscendo! Non mi sparate, sto uscendo! Andiamo a vedere gli altri dove sono. Sto uscendo, Davide! Davide! Allora, dobbiamo stare molto attenti, altrimenti ci sparano. E me la prendo io nel culo perché sono senza protezioni. Andiamo a cercare gli altri. Vediamo dove sono. Come potete vedere è una masseria abbastanza pericolante, vecchia. Qui dovremmo trovare il nostro cecchino Fabrizio Saponaro, nascosto da qualche parte, ma non so dove. Ora noi spiamo dietro un angolo. Classico nascondiglio, non troviamo nessuno al momento. Facciamoci un giro di un giro per vedere chi c'è. Sono io, non mi sparate! Sto facendo i giri, eh! Qui ci devono avere nascondigli.
casa è pericolante, come potete vedere, benissimo. Qua sembra che tutti si sono nascosti. Ecco a noi in azione il nostro cecchino Fabrizio Saponaro, Marco. Saluta Marco, un sorriso alla stampa. Ecco noi Fabrizio nascosto. E lì abbiamo Francesco Caramia. Sono dettagli. Chi mi ha sparato la mano? Chi mi ha sparato la mano? Brutto stronzo. No. Sta facendo male. Marco in azione. Contro l'azione lui. Devo spostarmi dal campo di guerra, altrimenti mi faccio molto male. Ecco noi Francesco che ci segue a ruota. Giusto, andiamo da quella parte, seguiamo gli altri. Ecco noi gli altri che studiano un piano per fregare tutti. Ragazzi, fate un sorriso. Salutate, salutate. Tutti in posto su modalità raffica. Io salgo. Attenzione, sto salendo. Tutti mi seguono. Tutti mi seguono qui. Le nostre scale. Ragazzi, sto salendo, non mi sparate. Sono Davide, sono Davide. Sono Davide. Sono Davide. Gianluca. Ecco noi il cecchino. Qui Alessandro che si prepara. Noi proseguiamo da sopra, anzi andiamo su un lato, in azione, vediamo se ci sono. Allora là è il nostro rifornimento, come potete vedere ci sono i zaini a terra, quello per ora, Francesco, quello che è stato purtroppo sparato, ma vabbè, si riferirà al prossimo game, quasi la pizza aggiungiamo. Noi andiamo sopra, piano superiore può darsi molto più sicuro, ecco i cecchini che si preparano, noi andiamo sopra. Ecco appunto, facciamo una piccola ripresa da qui. Ecco noi, ecco noi un emerito coglione che si vanta, vabbè sono dettagli, ed è tutti vantarsi. Scappo come un coglione perché penso di non essere visto, ma lo vediamo benissimo. Anche quando sta a terra aggiungiamo. Vabbè, proseguiamo da sopra. Vediamo un po' chi c'è sopra. Vediamo un po'. Allora, qui per il momento non c'è nessuno. Sono tutti nascosti e non possiamo vederli. Cecchino. Ecco l'altro che ci raggiunge. Vediamo un po', qua stanno. Qui ce n'è uno, non so se vedete bene, ma c'è il nostro cecchino Fabrizio, tra l'altro noi lo conosciamo benissimo dalla... come si chiama ragazzi? Hill? Poi vediamo un po' gli altri, purtroppo ahimè sono tutti nascosti e non riusciamo a prenderli. Oggi siamo in 9 a giocare, dovrebbe venire altri ragazzi, ma al momento non ci sono. Alessandro Salonna, il suo purtroppo è riparazione dei piccoli guasti tecnici, ma si farà la prossima partita. Qualcuno ci fischia, ma noi non lo cacchiamo di striscio. Vediamo gli altri. Non me ne conviene questo abbraccio. Francesco, questo che fucile è? Tu che te ne intendi? No, questo qua è un sniper.
parla, parla nel microfono che non ti sentiamo. Sniper Urban. Questo è un Sniper Urban. Questo, come potete dare, il fucile di Alessandro Zanon. Quello fa cazzi e contro cazzi, ma vabbè, sono dettagli. Gianluca che si prepara, mi nascosto. Lo zitto della bevana. Col cazzino della bevana, ma vabbè, sono dettagli. Uno che fischia. Noi scendiamo, ragazzi, perché forse è meglio che scendiamo. Poi fa la bua. Sono live, sto scendendo. Non mi sparate, per favore. Non sparate, per favore. Siamo io e Francesco che scendiamo, ragazzi. State attenti. Altrimenti qua ci prendiamo il culo. Sana, sana. E con noi Marco. Marco non è. Non lo so. Andrea. Ti curve, mi si tracchia il culo. No, non sono buono. Sono meglio questi qua. Sì. Cosa fanno? Sono meglio questi. È normale, aspettate perché. Francesco riprendi un attimo. Francesco riprendi un attimo noi. Noi l'azione. Guarda, senza il trucco. Questo trucco è sempre io. Nel flore, sempre. Continuiamo la nostra ripresa. Ora osserviamo un attimo dalle finestre. Vediamo chi ci sta. Qui c'è un cecchino nascosto, sempre lui, Fabrizio. Purtroppo sì, Francesco. Praticamente non gioca. Ora no. Che li muerti sua! Ecco il coglione che si frega solo perché ora i cecchini sono pronto per prendere. Noi scendiamo. Noi scendiamo. Ragazzi, non sparate cazzate perché sennò ce la prendiamo nel culo. Non sparate voi! Noi scendiamo. Proseguiamo la nostra scalinata. I ragazzi sono già infiltrati sopra. Tra l'altro Marco Leone e Andrea che si preparano la loro azione. Noi andiamo a giocare. Gli altri ci sono. Ecco il cecchino, vediamo la sua visuale. Andiamo a vedere cosa. Precisamente c'è purtroppo un altro ragazzo, Francesco Caramia, che non sappiamo purtroppo dove è, perché si è nascosto abbastanza bene, direi. Ecco qua la visuale del nostro game. Andiamo a osservare il nostro cecchino Fabrizio. Andiamo a vedere un po' il nostro cecchino Fabrizio. Fabrizio, un saluto a noi. Faccio un saluto. Un coglione mi sta sparando ed è Gianluca Littari, ma vabbè, sono dettagli. Facciamoci caso. Ecco voi, mirate il coglione. Che si è nascosto abbastanza bene. Riesce a fare un altro giro. Sento il mio fucile prestato Marco Leone in azione. Andiamo a vedere gli altri. Purtroppo c'è un altro ragazzo nascosto che ancora non sappiamo dov'è. Il nostro caro compagno Francesco. Ah, eccolo qui, l'abbiamo ritrovato. Non fare filmati troppo lunghi, altrimenti poi ti ecco noi, ecco noi Francesco. Faccio un saluto Francesco. Sì, certo. Beh, vi saluto, ciao ragazzi, a presto.